Sono qui in Piazza di Spagna a Roma. Ti faccio vedere una panoramica. Bello, vero? Perché ti sto facendo un video da qui? Beh, come forse non sai, una volta mi occupavo di moda, avevo una bellissima vita, facevo un lavoro che mi portava a viaggiare in tutta Europa e in alcune parti del mondo ed era ovviamente invidiato da tutti. Tantissime persone mi dicevano: oh, come sei fortunata, come ti invidio, fai un lavoro meraviglioso, ti porta a viaggiare, ti porta a fare un lavoro creativo, hai la possibilità di esprimerti in tanti modi. Ebbene, è vero, era una bellissima vita, un lavoro creativo. Quello che mancava era un qualcosa che non riuscivo bene ad individuare. Io sentivo un vuoto dentro, sentivo che nonostante tutti attorno a me dicessero che la mia vita era perfetta, mancava qualcosa, mancava qualcosa, mancava qualcosa. Fintanto che è accaduto il miracolo, ossia mi è stata rivelata, come sai, parlo con gli angeli, la mia missione di vita. Ho avuto paura, sì, ho avuto paura di fare questo cambiamento così grande, anche perché tieni conto, ero una designer affermata, conosciuta, avevo una mia sicurezza a tanti livelli. E fare un cambiamento di vita di quel tipo, a un'età, diciamo, non proprio giovanissima, poteva fare paura a molti. Che cosa serve che tu sappia tutto questo? La mia testimonianza proprio di questo cambiamento ti serve perché comunque se tu dovessi trovarti in una situazione simile o magari anche addirittura in una situazione in cui non ti senti soddisfatto e hai paura di attuare un cambiamento nella tua vita, sappi che se tu ti fai guidare dal cuore, ancora meglio, se ti permetti di cercare davvero la tua missione di vita, ebbene la tua vita può cambiare e non può cambiare che in meglio. Certo, puoi passare attraverso paure, dolore e tantissime altre emozioni. Ricordati che prima di tutto la paura più grande che abbiamo a volte è proprio quella di provare paura. Quindi, affrontata quella, a volte le paure diventano anche molto più leggere. E inoltre questo ti può servire da ispirazione proprio perché tu ti permetta di spiccare quel volo, di fare quel salto che per me è stato veramente benedetto e illuminante. Perché la mia vita è cambiata, è ancora più bella adesso. Io mi sento veramente piena e appagata. Mi sento di realizzare proprio il mio scopo di vita, la mia missione. Mi sento su quel cammino e ti dico che è impagabile. Non c'è niente di più bello al mondo per me. E quello che ti voglio trasmettere è la gioia immensa che arrivi a provare quando tu ti permetti di realizzare il sogno della tua anima. Perché comunque, quando tu sei su quel cammino, e beh, lì non ti può mancare motivazione, gioia, senso di realizzazione, appagamento. Questo non vuol dire che non ci saranno mai più sfide, ma vuol dire che comunque tu stai realizzando qualcosa di grande, che nel tuo modo, nel tuo personalissimo e meraviglioso modo, ti permetterà di lasciare un segno in questa vita. Ti abbraccio e ti auguro una giornata luminosa, che sia illuminata più che altro dalla tua luce, a cui darai il permesso di risplendere. Ciao, un abbraccio.